Chi è che mi aiuta? Ho da fare una preghiera. Ciao, dimmi pure, cosa stai facendo? Oggi è il 1° di novembre e vorrei fare una preghiera per tutti, mi hanno chiesto preghiere, non so a chi santo rivolgermi. Sono così tanti santi oggi. Ci vorrebbe un santo che aiuti ad avere pazienza. Chiamiamola Santa Pazienza. Ma ci sta, Santa Pazienza? Ci sta. Oggi ce ne vorrebbe. Io chiamo anche Santa Speranza, che dici? E già che ci siamo, tanto è la festa di tutti i santi oggi. Allora, via, io vado a cercare un attimino. Ecco, mi sa che ho bisogno di un aiutino. Ho bisogno di una santa speciale. Oggi... Ci dica. Ho voglia di cercare una santa che ci aiuta ad avere pazienza. Santa Pazienza, ora... La cerchiamo. Vediamo se la troviamo. Vediamo. Eccola, ha proprio il viso di una santa. Scusi. Fatta diventare santa lei? In tutte le occasioni ho sempre cercato di non arrabbiarmi, di portare pazienza, di pensare anche fino a 10 prima di rispondere alle cose. È quella giusta. La propria santa pazienza, quindi. Santa pazienza, venga qua. Guardi, che tutti cerchino lei, voglio dire. Santa Pazienza, si avvicini, saluti, faccia gli auguri nel giorno della sua festa e di tanti altri santi. Si avvicini. Faccio gli auguri a tutti i bimbi, a tutte le persone e vi chiedo di avere pazienza a scuola, con gli amici, nello sport, in tutto quello che fate. Cercate sempre di avere pazienza perché vi accorgerete che è la cosa più bella che ci possa essere. Viva la Santa Pazienza! Lei ne approfitta perché così se tutti hanno pazienza lei cresce e diventa ancora più santa. Ancora. Grazie, la ringraziamo. Allora. Arrivederci, alla prossima. Alla prossima. Arrivederci. Ma donna, mi sa che oltre alla Santa Pazienza, oggi in questo tempo di Covid abbiamo bisogno di chiedere al padre lassù di mandarci anche una santa speciale. Io la chiamerei Santa Speranza. Proviamo, vediamo se c'è. Citofoniamo, vediamo se c'è. Ma Santa Speranza. Io la vedo, eccola lì, arriva. Eccola! Lei è Santa Speranza? Io sono Santa Speranza. Buongiorno Santa Speranza. Senta, lei ci deve dare una mano. Perché in questo tempo di Covid deve sapere che la speranza tutti la cercano, ma nessuno riesce a trovarla. Lei ci può dare un aiutino a vedere come si trova questa speranza di vivere ogni giorno un po' meglio? Bisogna sempre cercare di trovare le cose belle che ci possono capitare durante la giornata, nel Signore, e pregare sempre per Lui che ci dà sempre una mano, ci dà sempre la speranza, l'aiuto per andare avanti ogni giorno, specialmente in questo periodo un po' duro. Grazie Santa Speranza, vi facciamo tanti auguri. Ecco, noi sappiamo che la nostra speranza per eccellenza è Gesù, però allora... Quindi concludere con un'espressione molto semplice, di cercare la speranza e di non disperare per nessun motivo. Ciao e buon 1° di novembre, la festa, mi raccomando, è la festa di tutti i santi. Santi si può diventare, in che modo? Continuando a fare quello che si è fatto sempre ogni giorno, però facendolo bene, col sorriso e con la gioia nel cuore, con sempre un occhio rivolto a Gesù. Auguri bimbi, auguri a tutti. Auguri a tutti, quindi direi che concludendo possiamo affermare che pazientando nel cercare la speranza possiamo sperare di trovare la pazienza. Buona festa a tutti. Buona festa a tutti.